dove abbiamo fatto fatica, dove innanzitutto la prima cosa più importante, prima dell'essere dispiaciuti e fare i complimenti a Brescia, che ha vinto meritatamente la partita, giocando di grande energia, già avevamo percepito un ambiente che era pronto a spingere la squadra a fare una grande partita, e devo dire la verità, tutto sommato noi non ce l'avamo fatti prendere impreparati, tra virgolette, quindi perché abbiamo avuto un buon approccio alla partita, perché comunque era una squadra che non è che non fosse pronta a un determinato tipo di avversario e soprattutto di ambiente. Abbiamo fatto molta fatica a fare le cose che ci eravamo fissati di fare su tutti i due lati del campo. Al di là di quello che è successo con i numeri, siamo stati poco efficaci nel buttare in campo, al di là dei cambiamenti che abbiamo fatto durante la partita, a rispettare un po' quello che ci avevamo detto di fare, anche naturalmente per i meriti degli avversari. E lì sarà durante la settimana che dovremo valutare bene quali sono stati i nostri, fino a dove sono arrivati i meriti di Brescia e dove sono arrivati i nostri demeriti, perché naturalmente è molto importante nell'analisi. Detto ciò, se l'avete organizzato a Chile, probabilmente noi questa partita l'avremmo vinta, però dopo 7 partite di fila non si può neanche pensare di volerle vincere, sì tutte, le avremmo volute volentieri vincere tutte. Però oggi probabilmente Brescia ha avuto qualcosa più di noi, quindi deve essere un bello stimolo a ricominciare da capo, a fare una grande settimana di lavoro, a fare una bella analisi delle difficoltà che abbiamo trovato in questa partita e poi ripartire già lunedì della prossima con Campo Dornano. Io ho due domande, una in difesa, quando si acerbi, Brescia in area l'ha attaccato molto, non so se le comunicazioni o okay, che, però hanno fatto molti canestri di persone, soprattutto quando non si era acerbi. In attacco è un po' sofferto quella zona strana che non ho capito. Sì, ma la verità è che noi abbiamo, anche con Riccardo, comunque abbiamo, a livello difensivo oggi abbiamo sofferto, quindi soprattutto nel nostro ritmo difensivo non siamo mai riusciti a inquadrarli come siamo abituati a fare, e quindi questa è una cosa che abbiamo incontrato oggi e che sicuramente ci dovrà far crescere, perché è una cosa che ci ha messo in difficoltà e quindi su cui dovremo assolutamente lavorare. E dall'altra parte lo sapevamo, Brescia ha trovato molta fiducia da questo tipo di difesa. Noi alla fine abbiamo fatto comunque 88 punti, che in trasferta tutto sommato sono un buon bottino. È ovvio che poi negli ultimi 8 minuti, quando abbiamo cominciato a giocare a zona, abbiamo ricominciato a prendere dei rimbalzi puliti, perché questo è stato il grande tema. Non siamo mai riusciti a sfruttare dei rimbalzi puliti per correre in contropiede. Quando l'abbiamo fatto abbiamo avuto buona efficacia. Però il fatto di non averlo mai fatto in modo pulito qui ci ha tolto quel pizzico di ritmo, al di là, come ho detto, dei meriti di Brescia, che poi ci ha fatto sembrare sempre un po' faraginosi. Ecco. Bene, buonasera a tutti e in bocca al lupo.